Chiara Ficeti. Eccolo. Laurea in ingegneria gestionale. Anche qui flessibilità, esperienza all'estero, Madrid, Spagna, Endesa, E.ON, e adesso è responsabile di energy management di EP e produzione SPA, gruppo EPH. Okay. Complimenti. Grazie. Chiamo a premiare Walter Russo, sono il presidente Gargano. Walter è stato il nostro punto di contatto con i nostri manager, quindi grande lavoro e bravo. Complimenti, grazie. Grazie. Siamo arrivati qui. Qui, arrivi. Non si sa, adesso possiamo fare c'è il finale. Allora, dicevamo 9, ne abbiamo già qui 7 e siamo arrivati gli ultimi 2. E qui la scelta è stata veramente, se prima era 100 difficile, questa forse è stata 101 difficile. E io li chiamo tutti e due qui, comunque sia, e prima di andare ancora oltre. Abbiamo il dottor Paolo Grue di Procter & Gamble. Il dottor Andrea Fabiano di RAI. Qui neanche la parte numerica è riuscita a scegliere chi poteva dire. No, entrambi due bellissimi profili, due belle professionalità. Andrea Fabiano parte in RAI, entra con uno stage in RAI e poi fa tutta la carriera all'interno della nostra televisione nazionale fino a oggi essere da gennaio 2016 direttore di Rai 1, quindi la prima rete nazionale. Anche il dottor Grue, qualche esperienza all'estero, già come stagista, Merrill Lynch, Stati Uniti, dopodiché entra in Procter e qui è stato nell'headquarter di Ginevra e anche altre sedi estere per poi decidere di rientrare in Italia, dove oggi è il direttore commerciale di Procter & Gamble. Gestisce un fatturato, quasi una finanziaria, da mezzo miliardo di euro, e quindi due profili assolutamente rilevanti. Io passerei la parola al Presidente perché non ho... diciamo che la scelta è stata fatta del vincitore, diciamo, che tra i loro due, perché hanno dei curriculum spettacolari, quindi io devo dire che veramente... Ci tenevo a dirvi che effettivamente molto nel futuro vi troverete ancora impegni ancora più gravosi anche nel sistema paese, perché col percorso che avete fatto, con l'età che vi trovate, insomma siete veramente giovanissimi. Io devo dire che poi è potuto scegliere quasi con la monetina, diciamo, quindi però a questo punto, diciamo, il premio del migliore è per Andrea Fabiano, perché insomma, gestire la rete più importante della RAI, che è la televisione italiana più importante, la più seguita, chiaramente non poteva. Poi con Andrea ci lega anche un percorso di federal manager, di rappresentanza, perché lui, oltre che essere stato nei 3 anni precedenti nella passata rappresentanza del coordinamento romano, è stato membro del consiglio direttivo e poi attualmente è presidente anche del Diadrai. Vabbè, comunque lo sei, quindi continui a mantenere questa diciamo, la rappresentanza dei dirigenti dell'azienda in maniera significativa. A me è molto positiva, quindi io veramente un grande piacere di darti questo premio, perché effettivamente lo sei meritato e spero che, insomma, come ho detto prima, credo che sia un passaggio momentaneo, che la tua carriera possa continuare a crescere e non ti dimenticare, come hai detto lui, che sei partito anche tu dalla gavetta. Poi diciamo che qui c'è anche, tu sei laureato all'Università di Bari, quindi c'è il rettore. E io infatti dico che ci tengo che
questo che così. Eccolo, è un classico. Il bravo da dietro, noi siamo abituati alla diretta. E allora, nel attribuire il premio meritatissimo ad Andrea Fabiano, mi complimento con tutti i partecipanti, ma devo dire con orgoglio che il premio è stato vinto dal dottor Fabiano, perché appunto si è laureato nell'Università di Bari e nell'Università di Bari si è laureato anche Domenico Bruni, a cui, che come è stato ricordato in precedenza dall'avvocato Battaglia, dal dottor De Santis, è stato promotore dell'osservatorio e delle tante iniziative che ruotano attorno ad un modello, quello dell'innovazione sociale. Quindi c'è un legame forte fra l'università, che ho veramente con orgoglio modo di rappresentare, e il vincitore del premio, che anche, devo dire, mentor del nostro corso di laurea in marketing in lingua inglese, e lo aspettiamo perché appunto lui sa bene che ha anche questo compito di, ecco, promuovere anche con le giovani generazioni un modello virtuoso di esperienza professionale, di competenza e di grande merito. Grazie, grazie mille. Io non voglio rubarvi troppo tempo perché mi sa che è ora di mangiare. Vi ringrazio. Per me è un onore da tutti i punti di vista, innanzitutto ricevere il premio dal rettore dell'università, a cui sono legato con un affetto, viscerale. Non manca mai la visita a qualche amico quando mi capita, per fortuna spesso, di tornare giù in Puglia. Mi sa che il 24 farò un salto. È un onore essere premiato dagli amici di Federmanager, con cui ho passato tanto tempo, non quanto avrei voluto, perché poi appunto conciliare gli impegni in federazione con gli impegni che cambiano in azienda non è mai facile, però ho potuto apprezzare l'importanza delle attività della federazione, non solo quando ce n'è bisogno, quando purtroppo noi dirigenti attraversiamo momenti un po' più complicati, ma anzi soprattutto quando invece abbiamo una fase bella, interessante, positiva della nostra carriera. È un onore essere premiato insieme a dei colleghi che hanno un curriculum secondo me più spettacolare del mio, molto più spettacolare del mio, quindi mi sento un po' in imbarazzo onestamente. E poi l'altro onore è essere premiato appunto in questa occasione nell'ambito di un memorial di una persona che non ho conosciuto, ma da quello che ho sentito oggi credo che sia, e non dico sia stata, ma sia una persona che continua a produrre, mi sembra, un impatto e a dare grandi indicazioni per il futuro. Grazie a tutti. Io direi a questo punto... Sì, allora chiamo qui Luciana sul palco. Luciana, raggiungici. Sì. Bene, grazie Luciana di essere qui con noi. Signora, l'abbiamo chiamata per la consegna della targa. No, perché? La consegna della targa del dottor Paolo Grue, nostro silver manager in ambito international, possiamo dire questa sera.